Cari amici tutti, la buona giornata, oggi siamo al 29, mi sembra, 30, 29. E, come sapete, i miei sostenitori, i miei sostentatori, intanto un saluto a Francesco di Roma che si è raccomandato di ricordarlo nel web. Ciao Francesco, e, dicevo, considerato che l'auricolare che ho preso, fra l'altro quello che trasmette eventualmente derivato messaggio, compagnia bella, o se siete, come si dice, se siete dietro col navigatore, cose di questo tipo, vi avverte e vi dice gira a destra, gira a sinistra, oppure ti dice anche vai a cagare. E come tutte le cose, dopo un anno io usandolo in modo, direi, insistente, non ha retto, diciamo, a quello che dicono la garanzia, due anni, la batteria, perché poi anche se è in garanzia due anni, è in garanzia il funzionamento e non è in garanzia la batteria, perché ti dice che è in base a come lo usi. Allora l'auricolare che lo fai? Lo usi qualche volta, poi lo spegni, poi lo accendi, non ha senso. Io lo accendo la mattina e lo spengo la sera, delle volte lo metto in carica acceso. E cosa è successo? Che la batteria non tiene. A questo punto vado in assistenza, ti fanno pagare il cambio della batteria, che minimo sono 20 euro, ti dicono che è fuori garanzia perché la batteria non fa parte della garanzia, perché uso diciamo materiale d'uso, e a questo punto ti ritrovi che vai a spendere 20-30 euro, ne costa 40, ti fa un anno e poi siamo a capo, punto, punto a capo. A questo punto mi sono stufato, ho detto che vadano a vendere tutti quanti il cosiddetto posteriore, e ho detto ragazzo, nonostante che posso averlo pagato di più, però ce l'ho a portata di mano, anche perché più delle volte si attaccava, si staccava, si staccava e si attaccava, stavo parlando con la gente, non si capiva, quello rimaneva in contatto, insomma tutti sti disagi, ho detto voglio cambiarlo, ho detto senti, dammelo come Dio comanda, 5 anni di garanzia, questo modello qui è il... qui alle varie funzioni, adesso sto fermo per poterle vedere, questo è anche il codice eventualmente uno volesse, vediamo se sta fermo, tanto è fermo, va. Vediamo un po', ecco, ok, e ci sono tutti i dati, questo qui funziona con la sua applicazione ed ha le varie spiegazioni. Come spiegazioni non c'è molta roba, non c'è molta roba, c'è questa roba qui, come connetterlo, i cosi, poi ti dice come, adesso piego se non la pagina tende a chiudersi, come utilizzarlo e basta, poi ci sarà sicuramente un'applicazione su internet, adesso poi andrò a cercare, cioè, come prestazioni, così dovrò testarlo perché non lo so, e nella confezione c'è il cavo, come vedete, questo che se l'ho connesso a questo cavo qui, poi ci sono i ricambi eventualmente per l'orecchio, chi vuole utilizzare solo quello piccolino senza il gancino di gomma come si vede lì, eccetera eccetera, ok. Però come tutte le santissime cose, di qua si accende, qui si accende, si spegne, e questo, cioè scusate, si chiude, si apre la comunicazione, di qua si accende, si spegne, che adesso vedo se riesco a farvelo, a inquadrarlo, se si legge on off, c'è lo stemmino, diciamo, della chiusura apertura, la carica è lì, c'è questa specie di coperchietto, adesso vedo sempre di inquadrarvelo, dove eccolo lì, lo vedete quel gommino, questo che va a coprire, e poi c'è il famoso non so come dire, gira orecchio, come vi pare, ce ne sono due. Questo qui io l'ho pagato 99 centesimi, e come tutte le sante cose ci deve sempre e sempre esserci il cavillo che ti possa fare in modo che il prodotto possa avere un difetto. Qual è il difetto? Semplice, ve lo faccio vedere. Adesso vi levo questo, ok? Questo affare qua, che è quello che si incastra, non è incastrato in un modo, diciamo, che non si possa staccare.
Vedete? Quella specie di asola serve solamente per il coso di gomma, che è questo bordo qua. Ma questo qui, tecnicamente parlando, quando lo mettiamo dentro, ok, vi faccio vedere, adesso purtroppo devo lavorare con la mano perché l'altra è impegnata con la macchina. Quando lo mettiamo dentro, vedete che entra, esce. Se per caso questo affare qua vi si sfila, voi perdete l'auricolare, perché l'auricolare vi rimane attaccato, questo accidente qua nell'orecchio, questo grigio, e questo si sfila. Io dico, ma ingegneri della Madonna, che avete studiato, vi vantate tanto di lauree e tanto di sapienza e peccate di sapienza. Non c'era modo di fare una specie di incastro anche qui che si andasse a bloccare, clic, che male che va, perdi questo pistolotto giallo o ti rimane attaccato nell'orecchio perché lo urti e ti rimane lì? Che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto metterci, anzi, ci devo mettere una fascetta. Ci devo mettere una fascetta, adesso vedo se riesco a tenerlo fermo così. Questo lo infiliamo. Aspetta che vedo che cazzo sto facendo. Questo lo infiliamo qui perché andrà messo così perché io lo uso dalla parte sinistra. Vedete che lui entra e si sfila come vuole. Guarda. Adesso io ci metto sta fascetta. Prima ci mettiamo questo che va a contornare, diciamo, l'urecia. Ecco, va bene, che cosa andrà poi nel orecchio? La fascetta, questa, gliela metto dietro, qua, in modo che quando tu vai a chiudere dalla parte, casomai possiamo fare anche sopra, adesso vediamo qua sotto, così. Lui va a bloccare questo e questo non ti esce. Adesso non so, questo qui non ti esce perché c'è la fascetta sotto. Io dico adesso, ingegneri del cazzo, scusate se poi dopo uno dice vuoi fare il sapiente, ingegneri del cazzo che vi devi un colpo, ma non ci dovete arrivare da soli? Quando tu l'hai perso, cosa dici? Così ne compri un altro? Cosa vai a spendere? 100 euro perché ti gira le palle perché devi vendere? Ma se non sai fare il tuo lavoro, vai a casina. Ecco, io se fossi, l'ho già detto, proprietario di un'azienda, che un ingegnere mi fa una cosa del genere, pago 4-5 buttafuori, gli faccio dare tante di quelle botte, che la metà bastano. Perché questa è una cappella. Ecco, adesso io con questo cazzo di fascetta qua sotto, come vedete, almeno sta minchia di auricolare non mi esce. Poi adesso vedo, se mi darà fastidio la metterò su. È tutto. Signori, prodotto sicuramente buono, però come ripeto ci sono sempre delle pecche perché ci sono i dementi. Buona giornata, ciao!